Intanto ci tenevo a fare un ringraziamento perché sono al di là delle appartenenze politiche, poi sono le persone che fanno la differenza e nella concertazione, nella discussione di questo testo di legge certamente il relatore di maggioranza ha saputo fare la differenza collaborando e dando a per piena apertura al dialogo sui contenuti sui quali abbiamo avuto qualche soddisfazione proponendo modifiche che poi sono state accettate e quindi da questo punto di vista ci tenevo a fare un ringraziamento per questo modus laborandi. Ci sono alcune cose che ovviamente noi avremmo preferito in legge piuttosto che in un ODG separato, come quello delle linee guida per quanto riguarda le piste ciclabili, no? Per creare questa omogeneità sul territorio, proprio in funzione anche del fatto che non è solo la ciclabile, non è solo ad uso interno, diciamo, dei indigeni emiliano-romagnoli, ma proprio perché puntiamo, investiamo anche sul cicloturismo, chi viene da fuori non può pensare che una provincia trova le piste in un modo e in un'altra le trova in un altro, quindi questa. Poi vabbè, cioè, messo in legge noi lo vedevamo più vincolante, ecco, da questo punto di vista. Poi è stato messo in un ODG, ok, diciamo che qualcuno mi diceva una volta, se la vita ti dà limoni fai limonate, quindi alla fine ci andrà bene anche quello. Il discorso del monitoraggio che viene richiamato all'articolo 13 per me è molto importante, non meno di altre cose ovviamente, semplicemente perché anche gli sforzi che gli enti locali fanno col bike sharing, con le stazioni di condivisione delle bici messe a disposizione degli utenti, a volte hanno difficoltà, anche dalla segna stampa si evincono a volte questi vandalismi e queste cose, quindi cercare di magari dare strumenti di maggior tutela anche a questi sforzi che a volte vengono vanificati proprio dal vandalismo, il monitoraggio penso, spero possa prendere in causa anche questo tipo di situazioni. Sul discorso casa lavoro, lavoro casa scuola, eccetera, diciamo che abbiamo ancora molto da lavorare, se questo è un po' il discorso che al di là dell'investire sul turismo che è fondamentale perché è una parte essenziale visto la vocazione anche di questa regione che non è solo produttiva ma anche molto turistica, storica. E, il discorso è che abbiamo un problema sul bici bus, cioè, sul bici treno ci stiamo, insomma, sul bici bus ho qualche problema, ma è una questione diciamo che è fisiologica, nel senso che chi alla mattina alle 7:30, tra le 7:30 prende l'autobus per andare verso i centri abitati, diciamo, partendo dalla provincia, si rende conto che capisce cosa provano le sardine, ecco, questo, quindi far salire una bicicletta in quelle condizioni penso sia impossibile, quindi è fisiologica la cosa, diventa quindi benissimo comunque introdurre il discorso e spingerlo, promuovere il discorso di agevolare la cultura, insomma, dell'uso della bicicletta anche per i tratti casa lavoro e casa scuola, ma ovviamente devono esserci anche le condizioni per poterlo fare, insomma, questo è un po' il discorso. Poi chiudo brevemente per il discorso degli stanziamenti. Noi ovviamente su questo tipo di iniziative ci crediamo, insomma, la mobilità dolce, la ciclabilità per noi è abbastanza fondamentale, abbiamo sempre cercato di stimolarlo per quanto riguarda per quello che era le nostre possibilità e capacità, ovviamente, più a livello forse culturale che non amministrativo. Ovviamente cioè, l'impegno economico che oggi è previsto in legge insomma, non ci sembra così coraggioso, ecco, da questo punto di vista, perché le cose da fare effettivamente sono tante, capillari, sono disomogenee, quindi c'è lo sforzo anche per omogenizzarle, per cercare di renderle più coerenti tra loro, e ci sembra insomma che lo sforzo in questo senso sia un po' soft, ecco, questo è un po' il discorso. Quindi benissimo il fatto di poter
di poter introdurre fino a una legge che cerca di dare un quadro coerente, un quadro comunque che dia, valorizzi quelle che sono le potenzialità della nostra mobilità ciclabile. Speriamo insomma che un domani si possa arrivare ad avere maggiore fondi anche per renderla veramente efficace, non solo efficiente, come piace, mi piace sempre specificare, e speriamo insomma di ottenere da qui a un anno, non so quando cominceremo a vedere un po' di risultati del monitoraggio, se qualche risultato rispetto alla situazione attuale l'abbiamo ottenuto. Grazie.